Ciao a tutti e sorry, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi terzo ed ultimo video dedicato a Gubbio. Sì, lo abbiamo registrato nello stesso giorno del Festival del Medioevo, ma si concentra più sulla città. E sì, sto procrastinando questo video da un'eternità, scusate per il ritardo. La prima tappa ce l'abbiamo a Palazzo Bargello, dove vi spiego come si può ottenere la patente da matti. Secondo me al giorno d'oggi molto molto utile. Questo qui è Palazzo Bargello, mentre questa è la fontana dei matti, ovvero se si corre attorno alla fontana per 3 volte ti danno la patente da matto. Ve la faccio vedere. Successivamente ci siamo spostati in Piazza Grande e con le mie doti assolutamente eccelse da oratrice ho cercato di spiegarvi che è una delle poche piazze italiane costruite in epoca medievale che sono sospese, cioè comunque che sono rialzate come se fosse un enorme terrazzo. Qui ci troviamo a Piazza Grande ed è una delle pochissime piazze sospese in Italia perché appunto ci troviamo sopra delle logge. Faccio vedere. Ora passiamo alla Botte dei Canonici. Per vedere questa meraviglia di ingegneria dobbiamo passare attraverso un negozio, l'ingresso è libero. Entrati nel negozio attraverso una porticina entreremo in questa stanza che racchiude completamente la botte e se la persona con cui siamo entrati mi avesse dato il tempo di leggere, dato che non è che leggo i numeri romani tutti i giorni e quindi non è che sono proprio così, sarei stata in grado di leggere 387 barili, o meglio che quella botte lì è in grado di contenere esattamente 387 barili di vino e quindi un totale di 20.124 litri, che non sono pochi. Il signore gentilissimo che gestisce il negozio è entrato e ci ha spiegato un po' come funzionava. Dunque, dal buco nel soffitto che vedete in mezzo, proprio la stanza, colava il mosto, cioè facevano il mosto nella stanza di sopra e poi per caduta entrava nella botte. Lì ci rimaneva circa un mese per fermentare e poi veniva imbottigliato attraverso i buchi che vedete sulla facciata, veniva praticamente spillato e imbottigliato nei barili, i barili che vedete sempre all'interno della stanza. Buonasera. Buonasera ragazzi. Oddio quanto è grande. Allora, cos'è il numero romani? 100, 200, 350, 350. Ah! Scritto qua. 52, 387 barili da 52. Dopo un mese il mostro lo toglievano da questi buchi e tutto il mostro andava a finire in 387 barilotti. Quindi facevano niente, facevano partire la fermentazione qui dentro. Bravo. E poi finivano la fermentazione che... Ne sai più di me. Barilla. Non so, non neanche, perché sono un po' più grosse. La scritta infatti significa tiene quantità botte barili 387. Però io credo che se con la tecnologia moderna si riuscissero a fare botti di questo calibro verrebbe fuori un vino eccezionale. Che il legno rilascia, poi dipende dai vini ovviamente. Non tutti i legni, certo, vogliono il legno. Però il legno per chi sa utilizzarlo rilascia un bel corpo al vino. Poi le doghe sono 12 cm larghe, infatti cioè, per forza, anche perché dopo dentro si sviluppa un certo peso, una certa pressione da parte delle... Infatti questi tre pezzi di legno qui davanti, tre di qua e tre di là, perché mettevano delle tavole di legno da destra a sinistra proprio per chiuderla ancora meglio, perché sennò spanciava davanti, capito? Esatto. Ecco perché ci sono questi tre pezzi davanti. Esatto, niente male.
I frati non gli sembra nulla? Ah, non sicuro, sempre per l'avanguardia. Ci diceva che queste qui è una delle poche botti che hanno i cerchi in legno, perché solitamente si fanno in metallo. Considerate che io sono 1,50. Prossima tappa, Palazzo Ducale. Non avevamo tempo di visitarlo, ma ne abbiamo visto i giardini e il panorama. Questo è Palazzo Ducale, però per la visita interna ci torniamo un'altra volta, perché adesso non facciamo in tempo. Visuale dai giardini del Palazzo Ducale. Prossima tappa, San Francesco della Pace. Sfortunatamente l'abbiamo trovata chiusa, ma specifico che fu costruita sopra la grotta dove visse la lupa ammanzita da San Francesco, e al suo interno si conserva ancora ad oggi la lapide appunto della lupa. Comunque vi lascio l'articolo in descrizione. Questa dietro a me è San Francesco della Pace, ma attualmente è chiusa perché è aperta solo di mattina, e c'è la grotta dove viveva il lupo e anche il sasso dove San Francesco e il lupo hanno fatto un patto, ma non ne so molto, in caso vi lascio qualcosa in descrizione. Se volete vedere altre clip della città, vi lascio qui sopra e in descrizione i video che abbiamo fatto del Festival del Medioevo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! PS, nella parte bonus vi lascio le clip di una mostra, perché per caso, assolutamente per caso, ci siamo imbattuti in una mostra dei presepi.